e la domenica dell'ascensione, e ho sempre pensato all'ascensione come a un palloncino volante che un bambino tiene in mano e poi all'improvviso gli scappa e inizia a volare. Il bambino lo guarda, subito è triste, ha tanta malinconia, tanta nostalgia, gli è scappato, forse gli viene persino una lacrimuccia, e poi guarda, mentre sale in alto, vede che si confonde con le nuvole, che entra dentro il cielo, e pian piano quella tristezza che aveva si trasforma, diventa un sentimento più positivo, diventa anche una gioia di vedere che il suo palloncino è entrato nel cielo, in un mondo infinito. Questo gli fa aprire il cuore perché vede che ha perso qualche cosa di suo, qualcosa di importante, però gli ha dato speranza, inizia a immaginare a questo palloncino nel cielo, il cuore si allarga. Questo è il sentimento della nostalgia. L'ascensione è una festa che fa mettere questa nostalgia. Nella vita spesso perdiamo delle cose, perdiamo delle persone, però questo sentimento si può trasformare in una apertura del cuore. Il contrario invece di quello che capita quando un bambino vede che un suo giocattolo cade dentro un pozzo. Ce l'aveva in mano, era vicino a un pozzo, guardava giù, il giocattolo gli è caduto laggiù. Guarda, vede quella acqua che sembra quasi nera, sa che non potrà mai più riprenderlo quel suo giocattolo, l'ha perso. E qui mette un sentimento molto più negativo, un sentimento di malinconia, un sentimento nero, un sentimento di tristezza. E non ha altra possibilità che quella di andarsene via, di non pensarci più. Ha perso per sempre qualcosa. La malinconia è un sentimento negativo, un sentimento pericoloso. La nostalgia invece è un sentimento che si può trasformare in gioia e in speranza. Questo è il dono che noi vogliamo chiedere al Signore nel giorno della sua ascensione al cielo, che ci preservi dalla malinconia, dal sentimento nero, dalle tristezze che ci chiudono il cuore e ci aiuti invece a vedere anche le esperienze di nostalgia quando perdiamo qualche cosa, quando qualcosa ci manca, come un'occasione per aprire l'orizzonte della nostra speranza, per avere fiducia che tutti i beni preziosi sono custoditi, ci attendono e il nostro cuore quindi è felice e sereno. Chiediamo questo dono di una nostalgia che diventa gioia del cuore in questa domenica dell'ascensione. Buona festa a tutti.